Buongiorno miei cari amici del mio canale di cucina. Stamattina prepariamo la mia famosa parmigiana di melanzane e zucchine che stiamo infarinando. Allora, che cosa abbiamo bisogno? Adesso per praticità io ho già tagliato, ne abbiamo bisogno, quindi stavo dicendo, di due melanzane che priviamo della buccia e le tagliamo a fettine sottili, come potete ben vedere. E le mettiamo sotto sale per almeno mezz'ora, ok? Così si toglie un pochettino di sottopressa naturalmente, così si toglie un pochino di amaro che hanno le melanzane con la buccia scura, ok? Io di solito consiglio sempre di prendere le melanzane, quelle lì viola chiaro, le più chiare che esistano, perché sono molto più dolci e più gustose, ok? Allora, io avevo due melanzane scure e ho preso quattro zucchine che adesso, piano piano, sto infarinando in modo tale che una volta infarinate è più semplice friggerle, ok? Allora, abbiamo messo solamente le zucchine, solo le melanzane sotto sale. Nel frattempo finiamo di fare questa infarinatura delle zucchine. E dopo le friggiamo. Una volta che abbiamo finito di fare tutta questa operazione della frittura, che è quella più complessa praticamente, dopo servirà solamente a filarle, infilare, fare degli strati con del parmigiano, della scamorza e basta. C'è chi mette anche il cotto, io no, perché viene, diciamo, un attimino più leggera, visto che comunque già è fritta. E così procediamo strato per strato, ma dopo piano piano ve lo mostro. Ok? A dopo. Qui abbiamo finito di friggere le nostre melanzane e le nostre zucchine e adesso cominciamo a fare gli strati della nostra parmigiana, ok? Allora, abbiamo messo del parmigiano e mettiamoci un pochettino della nostra passata, che abbiamo messo un pochino di olio e un po' di sale. Allora, volendo, chi piace si può mettere anche una fogliolina di basilico. Siccome a casa mia ci sono persone che non lo mangiano, allora non l'ho messo. Abbiamo messo quindi un pochettino di pomodoro e incominciamo ad affilare le nostre zucchine, ok? Una per una, così, formando una mattonella sotto. Ok, così una vicino all'altra in modo tale che non vada a finire sotto quando facciamo gli altri strati. Ok, così adesso vi faccio vedere tutto il procedimento, come si fa. Stiamo ben attenti ad infilarle perché. Così, dove ci sono i buchi, quindi andiamo a chiuderle con altre. Perfetto. Così. Perfetto. Ok, adesso prendiamo una bella manciata di parmigiano e irroriamo tutto lo strato. Prendiamo delle fettine di scamorza. Io uso molto la scamorza perché non è molto acquosa e la rende più compatta una volta cotta. Ok? Poi prendiamo un mestolo di pomodoro, non viene molto molto rossa perché a casa mia, cioè, non piace molto
molto sugosa, ok? E passiamo a metterci le prime melanzane, ok? Dal lato opposto. Quindi ci mettiamo questa, una accanto all'altra, ok? A dopo. Eccoci qui, la mia parmigianina di melanzane e di zucchine sta cuocendo, guardate che bellina. Vi farò vedere quando è pronta per l'impiattamento. Ed eccoci qui, la nostra bella parmigiana, guardate che bella. È pronta. Ok?